Ciao ragazzuoli, come state? Qua tira vento, piove, ma ho fatto in tempo stamattina a fare un giretto al lago di Nambino, e quindi comunque la mia dose di, diciamo, di movimento l'ho fatta, tale da potermi permettere poi, senza troppi sensi di colpa, di sfondarmi di polenta e cose simili. Quindi tutto ok. Video di oggi che prende lo spunto dall'attualità e da una novità, diciamo così, casa mia, non quelle novità che noi sogneremmo, cioè magari un Rabiot al posto di Bennacer o cose di questo tipo, quelle geneminga, come si suol dire a Milano, ma una novità di sponsorship, o meglio, una nuova capsule collection. Non so se avete visto, nel caso lo trovate il video sull'Instagram del Milan o comunque sulle altre piattaforme social della società, la nuova Capsule Collection o Collection edizione limitata che unisce quella che è l'immaginario, il logo, i colori dei New York Yankees, squadra di baseball che penso conoscerete tutti, a quelli del Milan, con anche un logo che unisce due ACM sotto il celeberrimo NY sovrapposto degli Yankees. Tanto curiosità, mi sono andato prima di fare questo video, dato che sapete mi piace sempre un po' informarmi, sono andato a vedere quel logo lì, è stato realizzato da Tiffany, cioè il logo del New York Yankees, che è, diciamo, uno dei loghi più conosciuti al mondo, direi, è stato realizzato da Tiffany, io non lo sapevo, ed era inizialmente previsto per la polizia, non polizia, polizia di New York. Poi non fu utilizzato quando gli Yankees si trasferirono, se non sbaglio, da Baltimora a New York, presero quel logo lì in sostanza. Curioso. Però vi confesso che vedendo questo, mi sono visto questo video, stavo un po' guardando i social del Milan e mi sono visto questo video di questa Capsule Collection presentata con un'enfasi come se fosse stata, so, un momento davvero storico per il Milan e mi ha fatto molto effetto. Perché? Perché ha ribadito ancora una volta quanto Redbird abbia a cuore quelle cose lì, cioè quel modo di percepire lo sport, che in quella presentazione non c'era nessun riferimento sportivo. Non c'è un'immagine di sport, magari presenti la Capsule Collection e le inframmezzi immagini sportive. Non mi pare ci fosse nessun riferimento sportivo ai successi delle due squadre, solamente il logo, solamente l'aspetto modaiolo dello stesso. Ed è un'unione che penso che sia stata fatta. Allora, penso che per un tifoso italiano l'idea di comprarsi la felpa con la fusione dei loghi sia un qualcosa, almeno a me, non passa per la testa, è una cosa piuttosto inusuale e che credo abbia poca presa su un pubblico tipico. Cioè, mi immagino, non mi immagino il tipo della curva sud, ma anche la persona media che va allo stadio che si mette la Capsule Collection dei New York Yankees con il Milan. Ma invece mi immagino benissimo, non so, il tifoso americano che viene a San Siro, che magari l'ha comprata online, simpatizzante del Milan, che non sa neanche poi qual è la formazione, ma non voglio disprezzare, però voglio solamente entrare in un'altra ottica di quello che è, credo, per Redbird l'ideale del tifoso e dove loro versano il massimo del loro impegno, cioè in queste scelte di marketing, in queste iniziative che hanno a che fare con la moda, per carità del Signore, non è che dico che sia qualcosa di che per forza bisogna ostracizzare o di negativo, ma mi sembra davvero che Herbert abbia una tale attenzione verso la spettacolarizzazione, la commercializzazione di quello che è lo sport, che sia quasi esclusiva o comunque estremamente sovradimensionata rispetto poi all'aspetto sportivo. E già solamente l'idea di unire Milan e New York Yankees, secondo me è una cosa che, dal mio punto di vista, sportivamente non sta né in cielo né in terra, ma anche come filosofia, sono due cose, due spazi, due sport completamente diversi, due storie completamente diverse, due modi di concepire lo sport completamente diversi. È come se io vedessi, che ne so, Real Madrid che si mette in sponsor con McDonald's. Due grandi marchi, ma che non c'entrano. Sì, in comune New York Yankees e Milan hanno lo sport, ma voi, pensando al Milan, alla storia del Milan, vi è mai passato per la testa la storia dei New York Yankees? Premesso che
chi sa cos'è il baseball e lo conosce, in Italia è una parte infinitesimale, non lo denigo, per carità del Signore, però non c'è mai stata linea di comunicazione tra questi mondi, tra lo sport americano, anche in genere, ma anche tra il calcio americano. Fossimo anche stati, ci fosse stata anche una partnership, ipotizzo, con, non lo so, i Los Angeles Galaxy e il Milan, non c'entrano nulla, figuriamoci con i New York Yankees, che poi siano, da classifica, se non sbaglio, 2013, proprio di Forbes, rivista per quale lavoro, siano il marchio sportivo statunitense di maggior valore assoluto, vabbè, un marchio che come marchio va al di là, trascende tutto, ma è quello il tema, è proprio lì che dobbiamo focalizzarci. Cioè, noi quanti in Italia hanno berrettino di New York Yankees? Tantissimi. Quanti sanno invece cosa ha fatto sportivamente New York Yankees? Nessuno, credo, neanche di quelli che hanno il cappellino. E per certi versi, ribaltando, penso che sia quello che vuole Red Bull. Cioè, magari tanti americani che si mettono il cappellino del Milan non sapendo neanche cos'è il Milan, ma diventa talmente forte un luogo, e in tal senso credo che vogliono anche fare queste operazioni di questo tipo, per associare un luogo fortissimo come quello di New York Yankees a un luogo meno conosciuto come logo, che è il Milan, che però come storia sportiva è una storia che non c'è livello come appeal. Però in tal senso, quando noi indossiamo il berrettino degli Yankees, siamo un po' come quei tifosi statunitensi che vengono alla tournée estiva del Milan negli Stati Uniti. E io ho sempre più timore, vedendo queste iniziative, che sia proprio quello che Red Bull vuole. Ma noi non siamo gli Yankees e non vogliamo diventarlo, per questo anche ho messo il titolo. Ed è lì che mi preoccupa, perché se uno ha una visione di questo tipo, ribadisco, l'attenzione all'aspetto sportivo è minimale. Perché? Perché i New York Yankees sono il primo brand sportivo americano al mondo senza necessità di fare grandi risultati sportivi. Tant'è, hanno una storia, in tal senso mi preoccupa anche alcune similitudini, hanno una storia di successi, sono i primi per successi in assoluto, mi sono andato a vedere, nella Major League, nella campionato di baseball americano, hanno davvero il palmarès più ricco di tutti, però non vincono una World Series dal 2009. Quindi l'attualità sportiva dei New York Yankees è, mi verrebbe da dire, paragonabile a quella del Milan, e mi fa paura perché loro ci puntino così tanto, perché evidentemente a loro, per dar valore alla Capsule Collection, non interessa che il Milan stia vincendo meno o New York Yankees stia vincendo meno. Allora interessa che quel logo abbia quella forza. Ed è quello che io continuo a ripetere. Tra l'altro Red Bird, sappiamo, ha anche una collaborazione proprio con i New York Yankees. Se non sbaglio, anche gli stessi New York Yankees, non vorrei dire che volate, hanno una quota. Adesso non mi sono visto quant'è nel dettaglio, ma sono azionisti di minoranza del Milan, pensate voi. Quindi, tra virgolette, sono nostri proprietari. Cioè una roba, ok, vabbè. In quota parte naturalmente, ma Red Bird e New York Yankees, per esempio, e anche qui fa capire il senso della collaborazione e del punto di vista di Red Bird. Red Bird copartecipa con la famiglia proprietaria degli Yankees, che non mi ricordo come si chiama, non lo so, perdonate, ma non sono un esperto di New York Yankees, però mi sono visto queste dinamiche, me le sono andate a leggere. Sono co-proprietari del, e qua è importante, lo Yankees Entertainment Sport Network, cioè la rete che trasmette sport in America, una delle più, forse la più importante. Entertainment, questo è il tema che a loro piace, entertainment, loro vogliono mettere quella modalità lì nel Milan, cioè loro vogliono rendere il Milan stile Yankees. Vorrebbe un logo da mettere sui cappellini, quello li farebbe impazzire. Perché? Perché se tu hai quel logo lì, tu il fatturato lo fai anche se il Milan non vince. C'è la storia, cioè, sì, ogni tanto magari ti capita di essere comunque ai piani alti, che puoi magari giocartela ogni anno, ma che non vuoi mettere, tra virgolette, il massimo del tuo impegno nell'aspetto sportivo, ma nel rendere un brand forte. Per il fatto stesso di essere Ben, per la sua storia che non l'ha portata a Red Bird, che c'è già, tant'è che Cardinale più volte ha detto che è un gigante dormiente il Milan, non per quello che era la sua storia, non un gigante da portare a vincere, un gigante dormiente nell'ottica di sfruttare il potenziale economico che aveva il Milan. Ed è qua che voglio
sbattere, per capire qual è il loro punto di vista. Oddio, sto battendo evidentemente troppo forte, però questa è la loro testa. E anche questo episodio, che dicono di base, non è negativo in sé, ma serve per far capire, perdonate, Papinzolo, serve davvero per far entrare, per entrare nella loro testa, per capire cosa vogliono dal Milan e come vogliono che il Milan si sviluppi. Questo è il mio punto di vista, questo è quello che volevo raccontarvi. Ditemi voi cosa ne pensate, se vi comprerete la Capsule Collection e se volete diventare come New York Yankees, se vi piacerebbe quella ottica lì. Ripeto, dal 2009 non vincono nulla. Noi magari un pochino più recentemente abbiamo visto, ma magari 15 anni senza scudetti sarebbe meglio non farli. Vi mando un abbraccio e alla prossima.